C'è un grande silenzio quassù, solo il vento che soffia tra i vetri rotti e muove le ragnatele del soffitto. Grapatax sembra addormentato, una testa magra, piccola, come quella di un gatto, sbuca dalla coperta. La mano che sapeva disegnare nell'aria gesti eleganti e irresistibili è adagiata sul bracciolo della poltrona. Ai piedi due scarpe da tennis sfondate. Sul tavolino un servizio da tè e una scatoletta di sardine mezza aperta. Eccolo qui, l'uomo che ha fatto ridere tutto il mondo. Apre gli occhi, bistrati, gialli e brillanti, proprio un vecchio gatto. Allora è venuto, dice con un filo di voce. A quanto pare, rispondo un po' imbarazzato. Alle mie spalle sento il tossicchiare di circostanza dei nani. Lasciateci soli, dice Grapatax. Rimaniamo soli. Mi versi il tè? Dice. Io sono troppo debole per alzare la cucuma. È una malattia dei muscoli. Buffo, no? Per uno che ne entrava in scena con due salti mortali. Io la trovo abbastanza bene. Come no? Ieri sono stato dal medico e gli ho chiesto: dottore, mi dica la verità, potrò ancora stringere una donna tra le braccia? Certamente, ha risposto, se ne trova una disposta a farsi seppellire con lei. Questa battuta me la ricordo, la diceva Ezipa. Sì, quel fetente, era un comico malvagio, rubava le battute a tutti, gli piacevano quelle macabre, cambiò decine di spalle, nessuna resisteva con lui. Se sbagliavano, le schiaffeggiava davanti a tutti, anche in scena. Egarau l'ha conosciuto? Oh sì, un vero satiro. Il suo contratto standard, 2 milioni e due ballerine grassottelle. Una volta cercò di violentare la bambola di un ventriloquo. E Silvio Saponetta? Tremendo, avido di denaro, si faceva pagare anche per gli autografi. Una sera, all'uscita del teatro, lo fermò la madre di una bambina invalida in carrozzella. Gli disse che sua figlia avrebbe voluto tanto farsi fotografare in braccio a lui. 50.000 in braccio e 100.000 sulla carrozzella, rispose. I Rigutini? Una checca perversa, un esibizionista, adescava i pompieri incendiandosi le piume del costume. Odiava le donne a tal punto che interruppe le riprese di Rigutini e Rintintin quando seppe che Rintintin era una femmina. Ma non si salvava nessuno. Oh, sì, sorrise Grapatex. È che io sono una linguaccia. Ce n'erano anche di dolcissimi. Na Poveretz, ad esempio, dava metà di quel che guadagnava un befro trofrio. È anche vero che ci aveva messo dentro i suoi 16 figli. Poi c'era Poldo Pelo, molto sensibile. Se qualcuno del pubblico non rideva, lo aspettava all'uscita e gli piangeva addosso finché quello non gli faceva una risata. Poi c'era Vaz, il grande Vaz, faceva show ovunque. Quando entrava in un albergo si fermava tutto. I camerieri rovesciavano le portate, i cuochi ribaltavano le pentole. Le femme de chambre, invece di rifare i letti, ci si rotolavano sopra da ridere. Un tornado di gag e barzellette. Nessun albergo lo voleva più. Un giorno, durante una tournée, fu finalmente accettato da un grand hotel. Un albergo vecchio stile, frequentato da signori distinti e molto tranquilli. Nessuno rideva le sue battute. Vaz ci provò per 3 giorni. Alla fine gli venne l'esaurimento nervoso e cercò di impiccarsi alla doccia. Il direttore gli spiegò che quello era un albergo per sordomuti, personale incluso. Ma il direttore non era sordomuto. No, ma non voleva fare la figura dello scemo che ride da solo. È tutto vero, come la storia di Macpac. Macpac, faccia di gomma? Proprio lui. In scena era uno spasso, ma fuori per lui era un inferno. In qualunque posto andasse, la gente, appena lo vedeva, rideva. Se muoveva un solo muscolo del viso, era una catastrofe comica. Non riusciva più a far l'amore perché le partner, appena lui si eccitava un po', venivano prese dal convulso. Gli proibirono di andare ai funerali degli amici.
andò in depressione e cercò di curarsi con l'analisi. Finché stava sul lettino e l'analista lo ascoltava di spalle, andò tutto bene, ma una volta l'analista si ginò e non riuscì più ad ascoltare una parola senza scompisciarsi. Mac Pack si suicidò guardandosi allo specchio per un'ora. Morì dal ridere. Non riuscirono nemmeno a chiudere la bara. Il prete si pisciò addosso durante il discorso funebre. Se Dio esiste, adesso sta ridendo forte. E Merrill? Dissero che si era ucciso per amore. Balle, aveva dei problemi col partner. Ricordi il duo Atanasio Merrill? Ognuno dei due voleva sempre avere l'ultima battuta. Li vidi una volta a Las Vegas e lo show finì alle 3 di notte. Appena uno cercava di fare la chiusura, l'altro track rilanciava. Finiva per esaurimento fisico. Qualche volta resisteva di più Atanasio, qualche volta la spuntava Meryl. Non ho mai visto due persone odiarsi così. Una sera, in un locale, l'avevano tirata in lungo fino alle 6 del mattino, erano rimasti solo pochi spettatori stremati. E adesso, signori, vi salutiamo, disse Meryl, ma vista l'ora, non vi conviene tornare a casa perché tra poco inizia il nostro show di domani. Giusto, Meryl, ma non dovevi dire nostro perché adesso sanno che ci sarai anche tu e non torneranno. Oh, Atanasio, non dire così, lo so che sei il più bravo. Io non credo a quello che dice la gente, Atanasio. Se questa battuta vi sembra vecchia, dovreste vedere la moglie di Merrill. Se questa battuta vi sembra facile, dovreste provarci con la moglie di Atanasio. Atanasio fece la controscena e preparò una battuta di risposta, ma prima che aprisse bocca, Merrill aveva tirato fuori di tasca una pistola e si era sparato. Così ebbe l'ultima battuta per l'eternità. Non c'era nessuna donna di mezzo, solo gelosia professionale. Eh già, che tempi, bei tempi. Davamo l'anima su quel palco, sospirò Grapatax. Si soffiò il naso con un fazzolettino profumato, abbandonò la testa sullo schienale della poltrona, guardando lontano. Mi sembrò che canticchiasse a bassa voce. Vuoi che ti racconti tutto dall'inizio? Vuoi sapere perché ti ho fatto chiamare Baol? Non sono più un Baol, dissi. Un Baol resta Baol fino a 100 anni dopo morto, disse Grapatax. Così come la pioggia non finisce quando cade. Baolian, libro terzo, verso 342. Conosco i vostri testi. Leggende, dissi io. Quando ero il principe dei comici tanti anni fa, proseguì Grapatax, sapevo ascoltare la celeste musica del riso. Potevano esserci 2000 persone in sala, ma io distinguevo le risate una a una, come strumenti diversi. Le grasse, le gutturali, le timide. Le riflesse, le sbracate, le represse, le entusiaste, le amare. A volte sintonizzavo le mie battute su una sola di esse, la più sincera, la più cristallina. Oppure ne individuavo una certa di qualcuno che era venuto maldisposto e lo ascoltavo e l'ascoltavo crescere, diventare più convinta di spiegarsi ed era il mio trionfo. Avvertivo se qualcuno rideva in anticipo o in ritardo, se un altro rideva per la risata del vicino o perché travolto dalla vertigine del suo stesso riso. In queste varietà di risate io immaginavo che tutti si liberassero delle loro paure, dei pregiudizi, dei luoghi comuni. Mi sentivo un medico ottimista, un mago onnipotente, un amico fidato. Era vanità? Era presunzione? Forse, ma era la mia vita. Poi vennero gli anni del regime. Sentii che qualcosa stava cambiando. La musica non era più così varia. Le risate presero ad assomigliarsi tutte. Bastava una semplice allusione perché tutti insieme pensassero alla stessa cosa e ridessero nella stessa tonalità. E anche il sapore era diverso. Come se ridessero con la bocca piena.
Cercai di provocarli allora. Le cose di cui ridete, dicevo, possono uccidervi. Il riso è misterioso, disubbediente, conformista, socievole e solitario, inquieto e stupido, razzista e rivelatore. Attenti al grande supermercato del riso, alle offerte speciali per tutti. Siate i comici di voi stessi, fatevi da soli il vostro humor quotidiano. E loro ridevano. Il regime fu presto informato del mio cambiamento. Mi corteggiarono, mi emarginarono, di nuovo mi corteggiarono, fino a quella sera, quel 16 settembre, ricordi questa data, in cui conobbi il gran gerarca in persona. Quella sera la mia breve vita felice di comico finì. Le spiegherò dopo perché. Poco per volta mi allontanai dalla grande scena e persi il mio pubblico, non vedendomi più in passerelle circensi, mi credettero finito. Io ero sempre lo stesso, ma il fatto che recitassi in un piccolo teatro faceva credere che fossi superato. Una sera un ragazzo mi chiese l'autografo, glielo diedi. Ma come? Disse. Lei non è Reuccio Baluccio? No, sono Grapatax. Accidenti, l'avevo presa per Reuccio Baluccio, quello che fa il finocchio in televisione. Se l'avessi saputo non avrei riso tanto. Allora mi ritirai. Per qualche tempo mi cercarono, poi nessuno mi cercò più per 10 anni, 10 lunghi anni di silenzio. La voce di Grapatax era diventata un sussurro, un filo d'acqua. Si passò lentamente una mano sulla fronte come una carezza. Allora decisi di morire, sospirò. Perché? Perché solo così mi avrebbero ricordato. E così fu. Uscì la falsa notizia della mia morte. Tornarono ad amarmi. Poster, vecchi brani riproposti, persino i miei brutti film parlarono di me nuovamente. Fu bello all'inizio, poi cominciarono a mentire. I preti pazzi dissero che ero un moralista apocalittico di primo misticomico. Gli emergenti che ero divertimento puro oltre le ideologie. Gli intellettuali mi usarono per le loro risse. I ribelli dissero che ero un ribelle. Nessuno disse mai cosa ero. E cosa era? Grapatax non rispose. Restò un minuto in silenzio guardando i fondi della tazza di tè. Mi resi conto che quello che avevo fatto era servito solo a farmi morire 2 volte. Avrei sopportato anche questa beffa, anche queste menzogne. Ma pochi giorni fa mi hanno portato questo. Mi mostrò una pagina di giornale. C'era la foto di Grapatax giovane insieme al gran gerarca, allora capelluto e agli inizi della carriera. Legga la didascalia, disse. Questa foto è stata scattata il 16 settembre di 20 anni fa durante uno spettacolo del comico Grapatax, a cui era presente anche il gran gerarca, allora sottosegretario al varietà. Il gran gerarca si divertì molto alle battute del comico e al termine della serata i due si conobbero e divennero grandi amici. A ricordo di quell'incontro, nel corso del premio dei premi, verrà riproposto il filmato di quella serata e verrà assegnato a Grapatax un premio alla memoria. Capisce? Gridò quasi Grapatax. Capisce? È vero o no che lei andò al tavolo del gerarca? È vero, ma litigammo ferocemente. Non diventai mai amico di quel fesso. Anzi, quella sera presi il coraggio a 2 mani e gliene dissi di tutti i colori. Da allora fui sul libro nero del regime. Non possono mentire così. Ma se mandano in onda quel filmato, tutti vedranno cosa è successo veramente. Lei conosce i compositori di realtà, hanno mezzi tecnici mostruosi. Pensa che il suo monologo sarà ricomposto? Ne sono sicuro, ma io so dov'è il filmato originale, la versione integrale. Lei deve trovarlo. Perché non esce da qui e racconta tutto? Perché non fa uno spettacolo clandestino? Sono malato e senza quel filmato non mi crederebbero. Dov'è il filmato? All'inferno, disse Grapatax.
Fischiai forte e triste e a lungo. Allora non la posso aiutare, dissi. Nessuno può entrare là dentro. Un mago Baol può. Io non lo sono più. Davvero? Eppure ho smesso di parlare già da un pezzo. Era vero. Grapatax aveva gli occhi chiusi. Forse dormiva. Stava ascoltando i suoi pensieri. C'ero caduto. Mi voltai e vidi Nanetti immobile in varie pose, come in un quadro spagnolo. Maramei si ritoccava il frontale. Allora che si fa? Disse Raoul. Abbiamo solo 48 ore, aggiunse Nick piangendo. Tra 2 giorni, come ogni anno, al Palace Venasium ci sarà il premio dei premi. Tutte e 80 le reti collegate, anche l'estero. Prima di andarmene, mi voltai un attimo. Sotto la coperta, Grapatax russava tranquillo. Perché farlo? Verità, solo un poco di verità per un vecchio. Non posso aiutarla, dissi. Scesi in fretta le scale piene di gente accampata, cani addormentati e bambini sentinella. In quegli ambienti 70 metri sottoterra, l'aria condizionata è gelida, come sotto una crosta di ghiaccio, ma è necessaria per le attrezzature. Lungo il corridoio di marmo ronza il carrello elettrico per i pasti, sospinto da un gastronauta in tuta. Si ferma sopra un vetro azzurrato. 3 metri sotto, in mezzo a schermi e monitor, c'è un uomo con un pellicciotto sintetico. Porta occhiali blu da minatore, mezzi guanti e un passamontagna. L'inserviente picchia sul vetro con un piede. L'uomo alza appena la testa e fa un cenno di diniego. Niente oggi, dottora Tarva? No, grazie, ho ancora il latte di ieri. Il gastronauta scuote la testa, non vede l'ora di andarsene da quei corridoi gelidi abitati da pazzi, sparisce lasciando dietro di sé un triste odor di lasagna. Tutto torna silenzioso. L'uomo col pellicciotto, seduto su una poltrona girevole, muove le dita su una lunga pulsantiera e accende un monitor collegato con i piani superiori. Stanno facendo un provino per 2000 aspiranti a pubblico adorante. Ci sono 200 candidati fermi da un'ora a guardare nel vuoto. Uno sbadiglio, uno sbattere di palpebre, un movimento di disattenzione e si è scartati. I più resistenti vengono filmati e passati all'archivio. C'è un continuo bisogno di pubblico adorante. A Tarva accende un altro monitor. È una telecamera nascosta nell'ufficio del selezionatore di vallette. Spesso si vedono scene piccanti, ma adesso c'è una selezione di suore per Pentiti, il programma di confessioni in diretta di Don Basco, il prete pazzo, con quasi altissima audience. A Tarva sospira annoiato. Accendo un terzo monitor, il panorama della città, il cielo giallo. Un aereo sta atterrando. Atar aziona il mouse e lo trasforma in un disegno animato, lo spezza in due con un missile Wurster e lo fa cadere. Un gioco come un altro. Mette in funzione il monitor personale, il porno di ieri. L'ha fatto montando insieme i dettagli di un porno tedesco, una pubblicità di collante e alcuni primi piani della ragazza delle pulizie filmata di nascosto. Lo archivia. Non si masturba mai 2 volte con lo stesso porno. Bene. Dice a Tarva, mettiamoci al lavoro. Piano del giorno? Il computer centrale, su cui troneggia un busto in plastica del gerarca, risponde: Visita gerarca, vittime terremoto. Modifica delle reazioni della gente. Aggiungere abbraccio a bambina con regalo biscotti ben visibili. Vedi contratto sponsor 75 mm di durata. Dichiarazioni capo, leader, opposizione, amour. Ridicolizzare 60 secondi. Guerra Shama, 734esima puntata. Bombardamento chimico come da sceneggiatura, 125 secondi. Fin troppo facile, pensa Tarva. Mette su un disco marce militari, sempre musica quando crea. Decide di iniziare da Amur. Guardandola leggermente l'immagine, la faccia di Amur diventa gonfia e ottusa. Interviene sulla voce con una distorsione di frequenza, rendendola stridula.
Aggiungo un dettaglio. Alcuni presenti che mangiano voracemente attorno a un tavolo, scena presa da un vecchio festival dell'opposizione. La inserisce proprio nel momento in cui Amour parla di torture. Poi inserisce due pause nel discorso come fossero due indecisioni. Alla fine aggiunge 10 secondi di Amour che sale su una limousine di lusso. È un vecchio filmato del suo matrimonio, l'ha già usato 3 volte, ma funziona sempre. E adesso la guerra sciama. C'è bisogno di materiale nuovo. Attarva call sect 108. Si collegò con l'archivio. Sullo schermo apparve la faccia dell'archivista, un giovanotto cieco ed elegante. Serve altro materiale sugli Shama? Sì, roba nuova, disse Atarva. Bombardamenti chimici, teschi bolliti, odite al napalm. C'è del materiale girato in studio. Bene, basta che sia nuovo. Dopo 700 puntate la gente ne ha già viste di tutti i colori. Va ancora forte però, ghignò l'archivista. Le immagini cominciarono a scorrere. Un villaggio carbonizzato, soldati sciama brustoliti come quaglie, ottimo materiale. Ne selezionò il 70%, poi avvertì un'insolita sensazione di gelo. Sullo schermo era apparsa una scena confusa, una figura tra le fiamme. La figura avanzò, era un uomo che bruciava vivo, il volto completamente sfigurato. L'uomo teneva qualcosa tra le mani. Fece alcuni passi verso la macchina da presa, sembrò invocare aiuto, poi crollò a terra. L'immagine scomparve. Atarva era scosso da un lungo brivido. Che roba è questa? Chiese. Avrebbe potuto rivederla a rallenti, ma non se la sentiva. Eppure ne aveva viste di peggiori. Morte di un guerriero sciama dell'esercito filo governativo, linciato e bruciato vivo per strada, girata in studio 2 mesi fa. Numero d'ordine 6157, rispose l'archivista. Grazie, disse Atarva. Spense lo schermo. Camminò su e giù per la sala, strascicando il suo pellicciotto. Sentì nuovamente freddo e alzò il termosifone di qualche grado. Era insolita per lui, che amava vivere sotto zero. Si tolse gli occhiali. Una patina bianca gli velava gli occhi. Era quasi cieco. Per l'esposizione ciberscopica. Si levò il mezzo guanto, sulla mano destra aveva un tatuaggio, un ideogramma a forma di fiocco di neve.